Ed eccoci a un nuovo capitolo delle videoconsulenze. Vi ricordo che potete mandarmi i vostri quesiti al numero WhatsApp che vedete in sovrimpressione, riprendendovi con il vostro smartphone e inviandoci il video. Alla vostra domanda risponderò con la mia video risposta e pubblicheremo entrambe domanda e risposta su questo canale. Non dimenticate la parola magica. Questa è la legge. Avvocato, buonasera. Io ho un problema col mio condominio. Vado a spiegare. Io lavoro con le biciclette e porto sempre la bicicletta su a casa dal momento che me ne hanno rubate due. Solo che ogni volta che la porto a casa ci stanno alcuni del condominio che mi fanno delle storie dicendo che non la posso portare, dicendo che non è vietato, dicendo che c'è una regola che dice che non si possono portare a casa. La posso portare questa bici a casa? Non ho capito, c'è una legge che lo vieta, mi posso tutelare in qualche modo? Aspetto una tua risposta. Questa è la legge. Ti rispondo subito. Le biciclette, così come i motorini o i monopattini elettrici, non possono essere lasciati tanto nell'androne condominiale quanto nei pianerottoli. E ciò vale anche se non sono assicurati da una catena alla ringhiera delle scale. Ciò vale innanzitutto quando vi è uno specifico divieto nel regolamento condominiale che va pertanto osservato da tutti, anche da quelli che hanno acquistato l'appartamento in un momento successivo alla formazione del regolamento stesso. Ma anche in assenza di un'espressa previsione nel regolamento condominiale, si ritiene che il deposito delle bici nell'androne o sui pianerottoli sia illegittimo perché è implicito nel codice civile. In particolare l'articolo 1102 del codice civile stabilisce che ciascun condomino è libero di avvalersi dei beni comuni purché ciò non avvenga per un uso diverso dalla loro destinazione e purché non impedisca agli altri condomini di fare lo stesso. E la destinazione dell'androne e dei pianerottoli non è certo quella di un parcheggio di moto e bici. Ciò non toglie che una sosta momentanea, ossia per pochi minuti, sia comunque da ritenere tollerabile, purché non comprima alcun diritto, e sempre che le ruote non sporchino il pavimento, perché in tal caso il condomino dovrà munirsi di secchio e strofinaccio per lavare a terra laddove sia finita terra, fango e polvere. Non ci sono invece divieti di sorta circa l'uso dell'ascensore per trasportare biciclette o monopattini, sempre che il regolamento di condominio non lo vieti. Funzione tipica dell'ascensore, infatti, è non solo quella di trasportare le persone, ma anche gli oggetti necessari a queste ultime, tanto più se si tratta dei condomini. È ancora più inverosimile pensare che un regolamento di condominio possa proibire di portare una bicicletta nel proprio appartamento, e ciò perché, seppur la legge consente ai regolamenti approvati all'unanimità di porre limitazioni all'uso della proprietà individuale e quindi di vietare l'utilizzo dell'immobile secondo determinate modalità, una previsione del genere apparirebbe fin troppo restrittiva nei confronti del diritto di spostamento. Seppur è vero che la bici potrebbe essere lasciata all'interno del cortile, è anche vero che la bici stessa può essere più facilmente rubata rispetto a un'automobile, senza contare che i suoi componenti sono maggiormente soggetti al rischio delle intemperie climatiche, potendosi arrugginire o rovinare. Di qui la necessità di salirla in casa piuttosto che lasciarla la sera all'aperto. Bene amici, è finito anche questo nuovo capitolo delle videoconsulenze. Vi ricordo ancora una volta il numero che vedete in sovrimpressione per mandarmi i vostri video messaggi e mi raccomando ancora una volta la parola d'ordine. Questa è la legge. Questa è la legge.